l'idioma ufficiale del melodramma e della musica lirica, dell'arte, della moda, della cucina e spesso anche dello sport, e alla circostanza che l'Italia è una delle principali mete turistiche al mondo. Quindi benvengano accordi di partenariato culturale come quello che ci apprestiamo a votare, per il quale il gruppo Scelta Civica voterà convintamente a favore. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Alli. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole di Area Popolare per le ragioni espresse nel mio intervento precedente, in particolare alla luce dell'aumentato interesse del posizionamento geopolitico di Cipro nel quadro medio orientale, che ho già sottolineato, ragione per la quale ritengo particolarmente importante mettere in atto tutte le iniziative possibili per rafforzare il rapporto con questa realtà cipriota. Grazie. Grazie a lei, è scritta a parlare Palese, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, per annunciare il voto a favore del gruppo di Forza Italia su questo provvedimento, grazie. A lei, è scritta a parlare l'onorevole Grande, ne ha facoltà. Grazie Presidente, l'accordo tra l'Italia e Cipro sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005, come già sottolineato da altri colleghi, sostituisce il precedente accordo bilaterale di cooperazione culturale nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea. Obiettivo dell'accordo è sia l'intensificazione delle relazioni bilaterali nei settori in esso individuati, sia il riscontro alla forte domanda di lingua e cultura italiana proveniente dalla controparte cipriota. Le finalità dell'accordo, che consiste nella realizzazione di programmi ed attività comuni, indicano i settori di collaborazione, prevedendo inoltre che le due parti favoriscano anche forme di collaborazione nell'ambito di programmi dell'Unione Europea, e sono valutate positivamente da parte del nostro gruppo parlamentare. I principali settori di collaborazione sono arte e cultura, tutela e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione a tutti i livelli, professionale, secondaria e universitaria, cooperazione cinematografica e radiotelevisiva e scambi giovanili, ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale, tutti settori chiave nella politica nazionale ed internazionale.